Se ti piace il calcio, passa dal mio profilo Instagram. Oh, Juve out. Finalmente Juve out. L'idea del millennio. Un hashtag per radiare la Juventus dal calcio italiano. Che bello, sono quasi un po' emozionato. Non vedo l'ora che questo accada e non vedo l'ora che la FIGC decida seriamente di prendere in considerazione la radiazione della Juventus solamente perché tante persone lo condividono su Facebook e scrivono per favore condividetelo anche voi perché così questo accade. Un po' come dire che la cura per il cancro potrebbe arrivare magicamente solamente se tutte le persone saltellassero contemporaneamente al mio 3. Vediamo se funziona. 1, 2, 3. Provate a controllare, googlate, cura per il cancro, è venuta fuori? Ditemi di sì. Mi piace quando il web riesce sempre a mobilitarsi per cause nobili, come Juve out, Ugo e Gino. Bellissimo, fantastico. E poi me lo vedo ancora Agnelli nel suo ufficio lussosissimo, come al solito, che gli bussa il postino, me lo immagino un po' come il signor Burns, l'ufficio del signor Burns dei Simpson. Entra Smithers e gli dice, Andrea, mi dispiace, siamo stati radiati dal calcio. Ovviamente Smithers è paratici. Ma come mai? Che cos'è successo? Che cosa abbiamo fatto questa volta? Un altro calciopoli? No, niente di tutto questo. Juve out. Gli fa proprio vedere l'hashtag, glielo stampa un cartellone con l'hashtag Juve out. Poi boh, per dindirindina, che cos'è questo Juve out? Juve out è l'hashtag del secolo, del millennio, fatto per uccidere la Juventus. Non basta la retrocessione in Serie B, non basta aver venduto tutti i campioni, non basta aver giocato anni con gli Aquinta e Mauri in attacco con dietro Ribas da Cugna. Non basta più, non basta più, bisogna radiarla la Juventus. E per che cosa esattamente? Ah già, mi dimenticavo, per la rubata pazzesca in Supercoppa Italiana del Milan, perdonatemi. Che poi è bello perché anche nei miei post, quella stessa sera, ho letto cose pazzesche. Cioè ogni tanto mi vengono i lacrimoni dalla gioia di leggere certe bellezze, grazie. Gente che ha iniziato a dire che addirittura il gol di Cristiano Ronaldo era in fuorigioco netto, clamoroso aver assegnato un gol del genere. E allora mi viene da dire, siamo sicuri che conosciamo attentamente le regole del calcio? No, perché se iniziamo a sindacare sui fuorigioco, che sono assolutamente regolari, possiamo chiudere baracche e burattini. Poi io capisco che un episodio dubbio come rigore Conti Emre Can possa dar fastidio, ma c'è stato un silent check del VAR. E siamo così più bravi degli arbitri che dobbiamo stare a casa noi e far andare a arbitrare loro? Cioè, se siamo così più bravi noi degli arbitri sulla nostra poltrona, perché noi non facciamo gli arbitri e lo fanno loro? Ah, già dimenticavo, perché il sistema è corrotto. E quindi l'unico modo per sistemare tutto, ora capisco, è scrivere su Facebook Juve out. E allora ragazzi ve lo chiedo cortesemente, diffondete il verbo, scrivete Juve out dappertutto, all'interno dei miei social network. Togliamo il marcio dall'Italia.